Ciao lettori, sono Pachito, nuovo appuntamento con la video recensione del lettore medio. Oggi spazio alla letteratura di viaggio, lo facciamo in compagnia di una novità di Bompiani, Shimaguni, Atlante, narrato delle isole del Giappone. Abbiamo intervistato l'autrice Francesca Scotti, eccovi le immagini. Cari lettori, nostra compagnia Francesca Scotti, alla quale chiedo subito come è nato questo volume, Shimaguni Atlante, narrato delle isole del Giappone. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Allora, questo Atlante è nato ormai tempo fa, è nato da sicuramente una mia curiosità. Vabbè, io vivo in Giappone da circa 12 anni, ma lo pratico da più tempo e avevo il desiderio di raccontare qualcosa che ha sorpreso me per prima, nonostante appunto io vivessi in Giappone ormai da anni. L'idea che fosse un arcipelago composto da una moltitudine di isole, ognuna con una particolarità e con una storia anche magari intima da raccontare, appunto mi ha sorpreso. L'idea di questo Atlante è quello di mostrare il lato un po' più intimo, meno conosciuto del Giappone, ma altrettanto autentico e potente e unico, in grado di affascinare. Francesca, hai lavorato più che per narrazione, hai lavorato per curiosità, hai sollecitato e solleticato l'animo del lettore continuamente, anche con una serie di suggestioni. Va da sé chiederti, e questa è una domanda secondo me un po' insolita, però ci sta tutto, quanto ti sei divertita a scrivere questo volume? Ma mi sono divertita, diciamo, soprattutto a esplorare, viaggiare. Devo dire che tutta una prima parte è stata proprio di portarmi fisicamente in alcuni di questi luoghi, perché per quanto gli scrittori siano abili a immaginare, narrare, non sia per forza necessario andare in tutti i luoghi di cui raccontiamo, in questo caso, essendo comunque un Atlante, desideravo che ci fosse anche la realtà in questo Atlante prima della narrazione. E quindi c'è stato tutto un aspetto documentale, di studio, di approfondimento. Mi sono fatta appunto un cammino durato più di 2 anni, quindi mi sono fatta anche sostenere, aiutare insomma, c'è tanta religione giapponese, c'è tanta spiritualità e quindi chi appunto lo fa per lavoro e se ne occupa. E per quanto riguarda l'aspetto puramente narrativo e di costruzione, anche con le illustrazioni, devo dire che mi sono divertita molto, ho avuto attimi di timore di non riuscire a portare a termine, di non scegliere le isole giuste, alla fine ne ho scelte solo 50. Insomma, c'è stato ogni tanto qualche momento di dubbio e perplessità, ma poi è stata un'immersione bellissima, veramente, sì, divertente anche come narrazione. Credo che il termine giusto per raccontare questa esperienza, parlo chiaramente della narratrice, sia quello delle flâneur, perché in fin dei conti tu questi posti li hai visti, però poi porti avanti quella che mi piace definire la lezione di Salgari, ovvero leggere e viaggiare senza la seccatura dei bagagli. In questo caso porti con te, Francesca, un bagaglio di ricordi che irrimediabilmente ti cambia la vita. È vero, il Giappone è diventata la tua patria d'adozione, tuttavia non si finisce mai di scoprire e aggiungerei di riscoprire un posto, soprattutto nel momento in cui lo si racconta, e poi c'è appunto quella fase della riscrittura che è necessaria per qualunque volume. Tante piccole Assolutamente. sfumature che hanno poi portato a questa edizione. Ti chiedo se questa mia considerazione è condivisibile oppure il libro che mi sono figurato io. No, è tutto giustissimo in ognuna degli aspetti che hai costruito in questa frase costellazione, perché c'è davvero tutto. C'è la parte dell'esplorazione, ma anche della narrazione. Io ne ho visitate alcune, ma alcune sono invisitabili, non solo per me, ma per chiunque, perché appunto riguardano o sono proprio impervie, oppure sono protette per l'ecosistema che raccolgono, o per questioni di religiosità. E quindi sì, ho poi dovuto adottare quella pratica che è quella dell'invenzione, della suggestione, Certo, dell'immaginazione. certo. E poi proprio quello che dici tu, un percorso di leggerezza e di scoperta continua.
Io dico che più vivo in Giappone, meno mi sembra di conoscerlo, ma è un sentimento bellissimo, che non riguarda il fatto di sentirsi alieni o estranei, è proprio della profondità. È vero, qualcosa ti sembra di averlo afferrato, ma poi appena ti avvicini di nuovo ti rendi conto della complessità, delle sfaccettature, come dicevi, delle sfumature. E quindi sì, è un continuo guardare. E questo direi che è veramente un lato che ho scoperto essere più intimo. Del Giappone, proprio perché poco frequentato, con me ha Certo. lavorato Aska Ozumi, che è giapponese, e lei stessa ha scoperto, lavorando a Quest'Atlante, aspetti di un paese. Beh, succede anche a noi, non soltanto al Giappone, anche io scopro dell'Italia magari cose proprio nel momento in cui mi ci avvicino, però sì, è stata una scoperta continua. Francesca, leggo un piccolo passaggio del tuo libro. Una montagna sorge in mezzo al mare, verde e solitaria. Spesso una nuvola bianca si posa sulla sommità. E la veste con un copricapo, forse un basco o una cuffia. Mi perdonerai per la pronuncia, ma questo è Minami Yoto, uno di quei racconti che veramente mi ha toccato profondamente, mi ha condotto. Sarà che sono anche un appassionato poi, insomma, della letteratura giapponese e del manga e dell'animazione giapponese in particolare. Però ti chiedo questa lunga premessa per dirti cosa: anche il desiderio di condividere con gli altri determinati posti, aggiungerei anche la volontà di prendersene cura, i cambiamenti climatici, tutto quello che vediamo quotidianamente attraverso notiziari e mass media, siamo bombardati da informazioni da un pianeta che pian piano si sta deteriorando, quasi come se stesse implodendo. Ti chiedo se una delle chiavi di lettura, almeno è quella che ci ho visto io, è anche il desiderio di prendersi cura di questi Assolutamente posti in maniera attiva e non soltanto parlando oppure scrivendone. infatti ci sono due lati appunto preoccupanti e cupi che riguardano questa narrazione. Chiaramente non sono il focus, perché questo non sarei stata capace di farlo con tutti gli strumenti con cui invece sarebbe stato necessario raccontarlo, ma ci sono isole, e questo lo dico chiaramente, che stanno scomparendo proprio a causa di questi cambiamenti climatici, sono messe in pericolo, gli ecosistemi sono messi in pericolo. E dall'altro c'è una storia che riguarda il Giappone, ma non soltanto, che è quella dell'invecchiamento della popolazione. Invecchiamento della popolazione cosa significa? Significa che cioè il Giappone perde popolazione, ma lo perdono ancor più quei luoghi che sono remoti, marginali, e quindi viene isole che rischiano di essere disabitate molto presto, e se perdono si perdono storie, si perde cultura, si perde appunto vita e vitalità in questi territori. Quindi sì, una traccia potente è il desiderio di conservare, di raccontare, di proteggere con tutto il rispetto possibile per questo paese, ma Certo. per il pianeta, perché la storia è quella poi del pianeta, sono tutte, insomma, tutto collegato. Certo. Francesca, un'ultima domanda. Da qualche settimana questo tuo libro appartiene alla comunità dei lettori, quindi è divenuto il nostro libro, però lecito chiedere poi cosa ti è rimasta come eredità di questa avventura che di fatto è finita nel momento in cui c'è stato il visto si stampi, però è ricominciata perché l'oggetto libro è finalmente, insomma, può essere condiviso. Assolutamente, questo è il momento sempre più intenso e impegnativo, perché sono i lettori che ti restituiscono, che ti raccontano davvero quello che hai scritto. È in questo momento che io sto scoprendo questo Atlante, ancor più con un libro che è stato con me ed è stato lavorato così tanto proprio per anche tutto il controllo dei fatti e degli avvenimenti. Ed è un cammino veramente potente quello che ho appena iniziato, perché vedo che appunto, come tutti i libri, poi hanno la loro forza, hanno la loro energia, ed è quella che parla ai lettori, e io sono quasi in secondo piano. Adesso è lui con le illustrazioni e con questi scenari che è pronto a viaggiare, e ti ringrazio ancora per questo spazio. Grazie a te, cara Francesca. Ricordiamo, abbiamo parlato del libro Shimaguni, Atlante narrato delle isole del Giappone. A te il compito di salutare gli amici del Lettore Medio. Grazie, grazie a te, grazie agli amici del Lettore Medio, e spero che appunto, come diceva Pacchito, abbiate voglia di partire per questo viaggio senza bagagli pesanti, ma animi leggeri. Buon viaggio a tutti, appuntamento alla prossima video recensione. Ciao! Ciao.